grazie quindi alla dottoressa Donata Soppessa per la sua relazione che sicuramente avrà suscitato in voi delle curiosità e la dottoressa è disponibile a rispondere alle domande che voi vorrete proporle. E io volevo evidenziare un altro aspetto prima di lasciarvi la parola, perché la prevenzione, oltre a migliorare la nostra qualità della vita, è evidente che comunque incide anche sulla diminuzione del costo della sanità pubblica. Perché questo? Perché ci sono stati diversi studi che hanno evidenziato come in certi tipi di popolazione introducendo la vitamina D si potevano, c'erano delle buone positività per il paziente, che evitava certe patologie e che quindi si poteva comunque risparmiare sulla sanità. Per esempio vi porto uno studio che è stato fatto all'ospedale Borgo Trento di Verona, che poi queste buone pratiche sono state recepite da tutta la regione e adesso sono state anche messe in atto dalla regione Toscana, e questo programma di prevenzione primaria di ipovitaminosi della vitamina D faceva uno studio sulla popolazione da 65enne che comunque nella quale il problema della carenza è endemico e il rischio delle fratture comunque del femore è molto alto. Ecco, questo studio ha evidenziato che in questi pazienti, se veniva somministrata la vitamina D, si potevano evitare in 2 anni circa 350 fratture del femore, e con una spesa per paziente che si aggirava intorno ai 200 euro, e invece una frattura costa alla sanità pubblica circa 13.000 euro. Quindi capite come la prevenzione aiuta anche la nostra sanità. I soldi che si possono risparmiare si potrebbero usare per esempio per la ricerca di malattie sicuramente importanti e per le quali non c'è ancora una cura adeguata. Ecco, e io quindi lascio la parola al pubblico, se volete fare il dottore, il professor Iker, già primario all'ospedale Santa Chiara di Trento, penso vorrei rivolgere un saluto alle nostre donne, a tutti i presenti. Buonasera a tutti, ho sentito direi in modo così, in modo corretto tutta la relazione. Mi complimento con la dottoressa Soppessa per questo spessore della relazione, molto brava, veramente ci ha fatto apprezzare un argomento che è stato che è un po' sottovalutato, no? La vitamina D, che voi avete appunto, è passata a rango degli ormoni quasi. Avete visto quanti valori, quanto si è sentito la come può servire anche per ridurre le spese della sanità trentina in Italia. Quello che fino a poco tempo fa in Italia era un po' sottovalutato, e pensare all'Italia, come diceva Franca Penasa, siamo sole e così via, invece noi al nord abbiamo questa patologia. Se andiamo sul centro-sud è un po' meno assistita. Ho sentito per esempio che le due età della vita, i due periodi della vita maggiormente in cui c'è maggior bisogno del sole, l'età pediatra e l'età degli anziani, in cui sembra che sia veramente un minore assorbimento. La patologia è ancora molto affascinante, qui ha sentito anche la signora Giuliani che è molto preparata, poi la Franca Penasa, dovremmo darti la laurea d'onore in medicina, perché ormai è talmente preparata, talmente attenta a queste cose, per cui certamente merita questa nostra gratitudine, e anche oggi quel suo direi impegno abbastanza così molto efficace è stato formato da un risultato oggi. Hai avuto praticamente all'unanimità è passata questa mozione, anche se un po' modificata. Per voi sapete, quando noi prendiamo qualche mozione passa, però qualche zampino vogliono metterci. Però siccome a noi che passi la cosa e sia di utilità pubblica, perché io ritengo, e chiudo il discorso, la sanità è se c'è una cosa che deve essere solamente trasversale alla sanità, io non vedo come si può ideologizzare una cosa di questo genere. Pertanto complimenti a quelli che hanno organizzato questa bella serata,
E anche questo input verso la vitamina D, di cui tutto voi sapete, soprattutto la donna in particolare, però anche l'uomo, con tutte le patologie annesse e connesse, certamente poter avere un'attenzione e sapere che la vitamina D porta un vantaggio così importante, con costi così bassi, è una cosa veramente bella. Complimenti agli organizzatori, alle organizzatrici e a questa è anche chi ha organizzato e chi dà la parola. Grazie, auguri a tutti. Bene, quindi io adesso passerei, grazie professore, grazie del suo intervento e di questa serata. E anch'io ringrazio il consigliere provinciale Filippo, che devo dire è stato il consigliere che ci ha seguito la seconda volta, perché è venuto anche a Pergine. Comunque ringrazio anche il sostegno che abbiamo avuto sia dell'onorevole Fugatti che dal senatore Divina, non solo sostegno morale ma devo dire anche economico, perché se non avessimo avuto questo non realizzare questi quattro incontri. E le donne della Lega No sono qualche anno che si attivano sul territorio nella prevenzione della salute. Ogni anno mettiamo a punto un tema e cerchiamo di sensibilizzare e informare il maggior numero di persone possibili, quest'anno appunto la vitamina D. Io lascerei a voi e al pubblico le domande da sottoporre alla dottoressa. Se qualcuno di voi...